dalla Camera di Segovia, hotel straconsigliato perché il rapporto qualità-prezzo è ottimo, poi ve lo lasceremo in descrizione del video. Il migliore per rapporto qualità-prezzo. 73 euro, colazione e parcheggio compreso. Adesso visita alla città di Segovia, quindi di nuovo l'acquedotto, cattedrale, forse dai, la dai, poi spieghiamo tutto tra poco. Sì. Lasciamo tutto alla reception e andiamo. Sì, andiamo. Lasceremo la moto in garage senza supplemento. Wow. Ma soprattutto gli ombrelli li hai presi? Sì, gli ombrelli sono qua. Su. E tu l'acqua l'hai presa? Dobbiamo ricaricarla. Oggi uscita con il nuovissimo abbigliamento Rucca Stretch Air. Vediamo se siamo comodi. Dopo 10 minuti di cammino dal nostro hotel è impossibile che passi inosservato, perché il primo monumento che salta all'occhio, l'acquedotto romano di Segovia. Vi do qualche numero per rendervene conto. 20.000 blocchi di granito, assenza di blocchi di coesione, 163 archi, lunghezza in città dell'acquedotto di circa 900 metri, quasi un chilometro, un'altezza di 28 metri nel punto più alto, che è questo dove siamo noi, in Plaza Aso Guejo. Alle spalle di Segovia c'è la Sierra de Guadarrama. Questo acquedotto era parte di un'opera ingegneristica pazzesca, a cui faceva parte l'acquedotto e tanti altri canali sotterranei, che erano in grado di trasportare l'acqua dalle montagne fino a una distanza di 15 km. E dato che vado vestito con l'abbigliamento da moto con gli stivali, perché non fare queste scale e arrivare fino in cima? Poi al ritorno al viaggio, video super pippone su questi stivali per capire come si comportano in moto, ma soprattutto quando siamo scesi dalla moto. Nel dettaglio, nessun blocco di coesione. Dopo i super pipponi di Segovia bisogna un attimo fermarsi e rilassarsi. Cocinigno con patate. Cocinigno. Ok. Sarebbe cocinigno alla segoviana, e cioè maialino da latte al forno, che è una specialità di Segovia che dovevamo assolutamente assaggiare, con contorno di patate, e abbiamo aggiunto un'insalata con manzana e pigna. Ecco l'insalata. Questo l'abbiamo visto fare ieri sera, significa che la crosticina è dura, e quindi è bello croccante, dentro è morbido. Dai, basta con le parole, taglia! Mamma mia! Wow. Questo perché Francesco è vegano. Senti la crosta fuori. Igino Massari del maialino. Parla, di qualcosa. Incontro, crosta fuori, dentro morbidissimo. Vuole fare l'intenditore, in realtà è solo un buon gustaio. Questo è quello che è rimasto del cocinigno. Sei un maiale. Sei un cocinigno. Cioè, già sapete che non sono... mangiato l'80% lei e il 20% io, quindi... Non direi. Non sono un cocinigno perché non sono da latte. Sei tu un cocinigno cresciuto. Certo. Ora beviamo il caffè e ripartiamo al volo. Cafecito e si riparte. Stasera solo tapas. Questa la cuenta. Siamo in Plaza Mayor, alla mia destra la cattedrale di Segovia. 200 anni per costruirla, dal 1500 fino al 1700. Ne valeva la pena perché tra buie e pinnacoli uno spettacolo d'architettura gotica. Questa è la facciata anteriore, ma non possiamo accedere perché bisognava fare il biglietto. Se 24 ore non bastano, ci sono locali da 25 ore. Dopo 10 minuti di cammino dalla cattedrale siamo arrivate all'Alcázar, che è sul
culmine della collina, praticamente dove confluiscono i due fiumi di Segovia, nasce come fortezza ma viene modificata più volte nel corso dei secoli. Quella che vediamo oggi è la ricostruzione dopo che fu totalmente distrutta nel 1862. Comunque dall'Alcazar guardate che vista, ma soprattutto guardate che strada da poter fare in moto. Spettacolare! Più che essere una fortezza come al tempo degli arabi, sembra più un castello delle fiabe data la ricostruzione, quindi ce lo siamo goduti esternamente, abbiamo goduto del panorama circostante perché è nella posizione più alta di Segovia, quindi si vede Segovia dall'alto. Ripartiamo direzione hotel e poi riprendiamo la moto direzione Toledo. Una sorta di manichino virtuale 3D. Sì. C'è il vetro che finisce qua. Vabbè, devi vedere quanta gente passa, chi può entrare, chi c'è. Sì, è del tramvolso. La cojo io? No, no, tira la seguridad. Por supuesto, no. Tornati alla reception. Andiamo a vedere se i caschi, i giubbetti, moto, c'è tutto qua. Andiamo verso l'uscita, usciamo a piedi noi, io e voi. Dovrei fare in fretta che sennò mi chiudono dentro. Francesco ci aspetta. Impostiamo il navigatore. Ok. Usciti dal garage. Un po' d'aria fresca. Salutiamo il The Factory Residence Hall. C'è già altra gente che deve entrare. Lasciamo l'acquedotto, il centro storico. Procediamo, incrociando le dita di non prendere troppa pioggia. Il navigatore mi dice 2 ore e 3 quarti passando per Estoril qualcosa. Vediamo lungo la strada. Tantissime aree boschive incendiate, probabilmente queste temperature non erano la regola o probabilmente succede come succede da noi. Non vogliamo pensare che siano dolosi. All'inizio di questa strada c'era un cartello, motociclistas, precauciones, attenzione motociclista. Motociclistas, precauciones.
bellissimi campi con delle vigne piccolissime appena piantate, che probabilmente vogliono ampliare la produzione di vino di questa zona. L'azzardo, e voglio esagerare. Toledo, 81 km, stiamo arrivando. Sì, è vero, sono piene d'uva. Uva nera, quindi vino rosso. Scusate la mia ignoranza, ma non so se sono proprio così basse o sono da poco state piantate. Chiederemo informazioni, poi chiederò anche a mio padre, viticoltore artigianale. Macchina abbandonata all'occorrenza se vi serve. Castiglia-La Mancia dovrebbe essere la terra di Don Quixote. Venivamo dalla Comunidad de Madrid. Siamo circondati da queste piante che sembrano un po' come i pini di Roma. Ma quanti olivi! Quindi Puglia e Umbria, attenzione alla Castiglia-La Mancia. La strada che abbiamo percorso si chiama Via del Servizio, la strada normale, mentre, se non sbaglio, la strada che abbiamo parallela si chiama Autovia. Siamo a meno di 10 km da Toledo, intorno a noi giusto i pannelli solari, se no il panorama non è ancora cambiato. Forse da qua iniziamo a vederla. 8 km da Toledo. Toledo ci accoglie con una zona residenziale. Siamo comunque a circa 540 metri sul livello del mare, più alti di Corridone anche in questo caso. Cambio di abbigliamento rapidissimo, docciati velocissimi, pronti per uscire. Intanto c'è una luce psichedelica qua dentro, perché aspettate, ecco quando aspetta, ecco, dai che sono le 9:30, dai, aspetta, cioè, ci tieni al buio, dai, andiamo, buio pesto. Piano. Guardate, no, che no. Si prende. No, vai. No, vai. Ecco, vai. Si scende. Ciao, mio. Vabbè, stavolta niente. Bajo. Ah, bajo. Ascensor abriendo puertas. Andiamo a prendere la cartina? Non hanno la cartina cartacea, però hanno... Hanno il QR code. Arte Storia Toledo. Ok. A tutta velocità! Dai, dai, accelera! Ecco. Primo ristorante che troviamo ci si ferma. No. Questo. No. Qualcosa siamo riusciti a rimediare stasera, sì. Leggerissimi. Ci sono i peperoni, ci sono i funghi, dai, ci sono le melanzane. Cena ovviamente spolverizzata, abbiamo terminato tutto, buonissima. Questa volta vi salutiamo non dalla camera dell'hotel, ma da un punto panoramico di Toledo, perché merita davvero. Io me lo sentivo che mi sarebbe piaciuta da morire l'impatto. L'impatto è molto positivo, una città senza nessun tipo di palazzo grattacielo, è una città estremamente storica. Poi domani la visiteremo. Comunque bene. Domani, esatto, domani staremo e qua e spiegheremo tutto quello che riusciamo a spiegare. Temperatura perfetta, siamo sui 22 gradi circa, ci vuole quasi, quasi fresco. Perfetta, questo punto della Spagna ci ha aperto le proprie braccia. Vi lascio con una panoramica dello sfondo e ci vediamo domani al prossimo episodio. Ciao ragazzi!
take you to the big city.